Albi, dai che dobbiamo andare, siamo in ritardo. Roby, 5 minuti, dai, sto finendo di preparare la moto. Ma se sei al computer? Sono sul configuratore Rieku, manca solo il paramarmitta e andiamo. Questa è la nuova Rieku 2023 MR Racing ed è la moto che oggi proveremo per voi. Roby, grazie mille di avermi invitato. In realtà sono curiosissimo di provare questa moto perché ne ho sentito tanto parlare ma non ho ancora avuto la fortuna di salirci sopra. Sono curioso anche perché ho visto che in gamma ci sono un sacco di versioni e anche diverse cilindrate. So che c'è un 200 ed essendo possessore di 200 sono molto curioso. Esatto, sono molto curioso di magari più avanti di avere la possibilità di provarla. Intanto una curiosità, come si pronuncia? Ecco, questa è una cosa molto importante. Allora, Rieku si pronuncia così come l'ho detto io, Rieku. È una casa spagnola, quindi la pronuncia effettivamente non è delle più semplici. Mi parlavi anche di cilindrate e di varietà di gamma. Questo è un punto di forza molto molto grande per Rieku. Infatti abbiamo ben tre cilindrate, la tua amata 200, la 250 e la 300 che abbiamo qui con noi. Le versioni sono ben quattro. Abbiamo la versione un po' più base che è la Ranger. Passiamo poi a questa che è la Racing, la versione di intermezzo. E per i più esigenti, per i più professionisti, abbiamo la MR Pro. La quarta versione è la versione 6 days, edizione limitata, dedicata alla 6 giorni che l'anno scorso è stata in Francia. Andiamo a vedere questa nel dettaglio. Andiamo a scavare, andiamo a guardarlo un po' più da vicino. Salta subito all'occhio una componentistica di alto livello. Infatti, come possiamo vedere, la moto è dotata di forcelle Kayaba, che sono a cartuccia chiusa, e anche al posteriore abbiamo un mono Kayaba. Davanti ho visto anche un impianto freno Nissin e dei cerchi Excel, equipaggiamento di primo ordine, diciamo. Abbiamo anche dei dischi Galfer, quindi anche l'impianto frenante è di massima qualità. Assolutamente. Andiamo poi a scavare un po' più verso l'interno, possiamo notare che in un mondo che va verso l'iniezione, Rieku resta fedele al carburatore. Abbiamo infatti un cane da 38 mm. Tra l'altro abbiamo anche delle mappe gestibili dal manubrio, quindi a livello di strumentazione è ricchissima, è assolutamente completa. Motorino d'avviamento che è stato rivisto, anzi tutto il gruppo avviamento è stato rivisto, quindi oltre al motorino, il Bendix e l'ingranaggio primario e il cablaggio. Lo scarico mi sembra già uno scarico factory. Già a vederlo è uno scarico che paga l'occhio, è una Technigas costruito appositamente per Rieku. E ti dirò, sì, bello da vedere, ma vorrei sentire anche come suona. Quindi se ti sposti magari posso cominciare, posso andare io. Ah, tu per primo? Si va per età, si va per anzianità. Ragazzi, siamo pronti? Sentiamola. Direi che ci siamo divertiti alla grande con questa moto. Divertimento è stata la parola chiave. Anche per l'amatore ti senti un po' invogliato a spingere, a divertirti, ecco, sì. senza rischiare troppo, tra l'altro. Anche comunque un 300, ragazzi. Fai tantissima strada, fai effettivamente tantissima strada, però poi ha anche una stabilità e una sicurezza in fase distaccata che ti sorprende. Approvo completamente quello che hai detto. Innanzitutto, forse sì, la rapportatura del cambio è un pochino corta. Infatti, prima e seconda. Sì, esatto, prima e seconda infatti sono molto corte e penso che il loro utilizzo sia riservato solo alle mulattiere. Quando andiamo a ripartire da fermo, secondo me diventano un grande vantaggio. Dove abbiamo un po' più di velocità, un percorso un po' più crossistico, un fettucciato, possiamo anche dimenticarle, perché come hai detto tu, la terza è già sufficiente, il tiro ai bassi è tanto, la regolarità del motore è tanta, l'erogazione ti aiuta a uscire bene dalle curve anche in terza marcia, quindi possiamo anche dimenticarci la prima e la seconda. Avendo tanta trazione, come dicevi tu, non abbiamo paura di spalancare il gas o di ricorrere anche all'uso della frizione, quindi dove c'è un po' più lo stretto possiamo comunque tenere la terza, aiutarci con la frizione a venire fuori. Altra cosa che mi hai detto, la stabilità della moto. Kayaba fa un bellissimo lavoro, la moto è completamente di serie, è un bilanciamento che funziona. Lanciandosi nel veloce nelle buche la moto non faceva alcun scherzo, nelle buche si andava via molto bene. L'uscita di curva è la cosa che più mi è piaciuta, perché avendo la trazione, la marcia corta, il motore regolare, abbiamo un mix perfetto per poter uscire dalla curva a manetta. E anche se ci sono le buche, la moto non fa scherzi. Davvero. Non scoda perché è la trazione, nelle buche si mantiene stabile
quindi l'uscita di curva è la cosa che più mi è piaciuta di questa moto. Anche dalla prospettiva di chi magari è un po' più, come dire, no, sulle uova o comunque un po' meno sicuro, ti chiama il gas, ti chiede di smanettare. Di smanettare per stare lì e ti premia. Veramente ben bilanciata, come hai detto tu, è straordinaria da questo punto di vista. Sì, per essere un 300 come motore forse non spicca come potenza massima agli alti. Chiaramente è una moto che viene utilizzata nell'enduro vero, nell'enduro puro. Non dobbiamo quindi concentrarci solo sulla potenza massima, ma più sull'erogazione, e su questo Riehu ha centrato perfettamente l'obiettivo, sia nelle sospensioni che nel motore. Questa potenza non esasperata, in qualche modo, che su altri modelli sul mercato dà un po' fastidio, ne fa anche paura, mi ha fatto sentire all'altezza del 300. Trovare il gusto di poter aprire il gas e non aver paura, e sarà anche qualcosina di esperienza in più che man mano ho accumulato, mi sono sentito più fiducioso. Aggiungo una cosina: a me è piaciuta tantissimo questa posizione in sella, che è davvero la via di mezzo tra il vecchio e il nuovo. È una sella comunque abbastanza dritta e ha questo minimo di pronunciamento del serbatoio che ti fa davvero inserire in sella nel modo giusto. Ha un bellissimo grip la sella, ma poi anche gli spostamenti delle gambe sono facilitati. Un'altra cosa che vorrei sottolineare è il raggio di sterzo. Nei momenti in cui mi sono bloccato, no, su, che ho cercato di arrampicare un po', mi ha aiutato tanto. Cioè, sono riuscito a girare la moto davvero in un fazzoletto, che è una cosa che magari con la moto moderna delle volte, no, hanno cercato delle ciclistiche sempre più esasperate, corsaiole, e magari poi l'amatore, no, fa un po' più fatica, esce e si stanca un po' prima, no? Invece questa cosa mi è piaciuta molto, Non, bravo, non l'avevo notato, cioè non ci avevo fatto troppo caso. Perché tu vai, io invece sono fermo, quindi ho bisogno, no, di questi espedienti. Allora, già che ci siamo, ad andare nei dettagli, ricordo che Marco Andreini mi aveva parlato che in passato aveva avuto qualche criticità al motorino d'avviamento. Oggi l'abbiamo strapazzato, perché a continuare a fare le riprese curva per curva per curva, spegni accendi, davvero non ha mai avuto un minimo cenno di cedimento. L'abbiamo massacrato letteralmente, soprattutto io, ma anche la pedinella funziona bene. No, vabbè, perché... guarda, poi devo confessarlo, io in tante occasioni me la sono accesa con la pedivella per il gusto di accenderla con la pedivella. Io sulla mia non ho più la pedivella, ho solo il bottone, anche se ho due tempi, e questa cosa ogni tanto ti manca, no? Perché comunque sei cresciuto con quella pedalina e via, dai, è anche gustoso. Un'altra cosa sul motore: noi abbiamo utilizzato quasi tutta la giornata la mappa estiva, quindi la mappa con più potenza. Devo dire, io l'ho provata prima nel brutto, dove c'era un po' di acqua e un po' di scivoloso. È un taglio che mi piace. Tante volte quando usi la mappa, diciamo un po' più scarica, un po' meno potente, hai un taglio nella prima parte abbastanza evidente, e poi però la potenza arriva, no, in modo anche abbastanza veloce. E questo nel viscido spesso ti fa scegliere comunque di girare con la mappa estiva, perché fondamentalmente non ti dà quella linearità. Invece mi è piaciuta questa mappa, perché si taglia ma riesce a essere graduale, anche proprio perché il motore non ha degli alti così spiccati. In realtà poi il range è molto regolare anche con la mappa rain. Non c'è quello scalino. Esattamente. Adesso ti faccio una domanda che magari ti metterà in crisi: cosa cambieresti di questa moto? Mi piace tutto, devo essere sincero. Partirei così e me la gusterei per un sacco di tempo così. Poi probabilmente, oddio, no, non gli manca niente, perché davvero, tra l'altro, in questa configurazione anche il paramarmita e il paramotore, quindi in realtà è una moto che la prendi, vai, pronta da lanciare in mulattiera. Esatto, pronta da lanciare. Cioè, tu dalla tua prospettiva un po' più corsaiola, cosa ci faresti a questa moto? Cioè, presa così, arrivata a casa dal concessionario, cosa cambierei su questa moto? Allora, sinceramente, questa moto, come dicevi tu, mi è piaciuta subito un po' in tutto. Forse un dente in meno di corona? L'avrei preferita un pochino più lunga, anche per andare a sfruttare meglio le marce basse e per avere un po' più di allungo, magari quando si va a insistere con la marcia, avere quel pizzichino di allungo in più. Vorrei trovare qualche difetto da dire, ma no, ho già finito. Ti ho fatto una sorpresa. Un bonifico. Non è un bonifico, ma ti ho fatto una sorpresa. Sentiamo un po'. So che tu sei l'anima un po' più corsaiola, e quindi ho detto, siccome io mi prendo questa, la Racing, per Robby dobbiamo portare una Pro. MR Pro! Oh, il comando vocale funziona, ragazzi. Fantastico.
Eccolo qua. Allora, insieme alla MR Pro è arrivato anche Marco Andreini. Ciao ragazzi, ci ho seguito tutto il giorno, sono stato volentieri con voi. Vi ho seguito con la moto con cui corro io, che è questa, che è la versione, come avete detto voi, la Pro, che differisce rispetto alla racing che avete usato per tutto il giorno, per le forcelle che sono sempre Kayaba, uguali a quelle che avete utilizzato voi, ma col trattamento Technical Touch, il disco anteriore flottante, le piastre X-Trig e i mozzi delle ruote anodizzate rossi. Per il resto la moto, la base tecnica è la stessa, stesso motore, stessa ciclistica. Vi ho ascoltato molto volentieri, ho sentito il vostro riscontro sulla vostra motocicletta, sono d'accordo ovviamente su quello che avete provato voi, perché io correndoci da un anno comunque sono sensazioni che ho ritrovato anch'io. Una cosa che magari non è stata detta durante la giornata è che la moto permette la regolazione della valvola di scarico. Questa ha una taratura standard fatta per l'amatore, diciamo così, ha 4 giri di vite per poterla regolare, quindi se uno va a cercare una maggior potenza può tranquillamente intervenire su quella. Ovviamente con il riscontro della medaglia, di stare attenti a non cercare troppa potenza andando a perdere quella che è la guidabilità. Nonostante abbia una grande schiena, è veramente dolce nell'erogare la potenza. Io prima ho anche fatto una prova dalla partenza, provare a partire in terza marcia, assolutamente non ha perso un giro. Una pedatina di frizione un pelino più lunga, la moto è schizzata via davvero davvero bene, quindi siamo tutti d'accordo su questa erogazione, su questo motore e soprattutto sulla rapportatura del cambio. Un ultimo aspetto che vorrei considerare è il prezzo di queste moto, perché sono estremamente competitive anche sul mercato. Sì, in effetti quello forse è il punto di forza maggiore di queste motociclette, perché prendendo la versione racing, quella che avete utilizzato voi, che vi dico sinceramente io potrei utilizzare anche tranquillamente per correre, perché è comunque già pronta, non necessita di grandi cose, comunque si parla di un prezzo intorno agli 8.500 euro. La versione Pro, che è quella che utilizzo io in gara, è un migliaio di euro in più, circa 9.500 euro. Comunque prezzi tutto sommato competitivi, considerando anche la mole di componentistica. Una cosa che sottolineerei, che dove secondo me Rieco ha fatto un bellissimo lavoro, è l'online, perché sul sito potete configurare la vostra motocicletta passo passo, quindi potete davvero aggiungere i componenti e vederli montati in real time sul configuratore. E infatti la prova ne è proprio questa, sia questa che la mia Pro, che questa Racing, che è quello che dicevi prima, proprio il Pana Marmitta, è un accessorio che è stato preso dal configuratore online e la moto è arrivata consegnata con quello. Allora non ci resta che andare sul sito di Rieco, giocare un po' con il nostro configuratore e creare la nostra moto. Bene ragazzi, direi che per oggi vi abbiamo parlato abbastanza, spero che il video vi sia piaciuto. Grazie mille Marco Andreini. Grazie a voi ragazzi, grazie. È un piacere enorme, grazie. Grazie. Grazie mille anche Albi Endurista Dentro. Direi che ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao.